Prezioso sulla nave Liria che ieri pomeriggio ha attraccato al porto di Ancona. Prezioso come lo sono i bambini. 200, provenienti da Zara, sono sbarcati sulle banchine colme di turisti in attesa di partire per l'Oriente. Ad attenderli sul molo, il comitato della Croce Rossa Anconitana, guidato dal presidente Giorgio Faldini, infermiere volontarie, la sezione femminile in alta uniforme, i volontari del soccorso, i pionieri e 3 ambulanze. Jeans, zaino in spalla, scarpe da tennis, espletate le formalità di rito, i bambini sono scesi sgranando occhi azzurri di fronte a tanta accoglienza. A piccoli gruppi sono stati accompagnati ad alcuni vagoni ferroviari pronti a partire alla volta di Modena. Qui trascorreranno le vacanze estive. Saranno ospiti di alcune famiglie dell'Appennino modenese. L'iniziativa, avviata già nello scorso inverno, si deve alla Croce Rossa locale e alle comunità montane. Una volta sul treno hanno ricevuto un cestino per la cena e un dono offerto dal comitato della Croce Rossa. Poi uno sfarfallio di manine in segno di saluto e via verso Modena, verso la sospirata vacanza, lontano dalla guerra.